L'orso, io l'ho visto solo una sera, verso sera, che c'era un uomo lì che lo prendeva con lui, questo orso camminava da solo, eh. Andava sempre in piedi e poi faceva tic 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 con le braccine, tic 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 tic, mi tirava su da bambini, mi interessava guardare, io mi incantavo a vedere, Ma senti, ma andava via. ballava anche l'orso? Forse sì, ballaroso. Sì, perché faceva anche così, poi faceva così. Allora ballava. Senti, ma gli suonavano l'organetto? Cosa gli suonavano? No, questo signore che era con lui, che era con questo orso, stava parlando con un altro, che era lì anche lui. Probabilmente erano tutti di quella famiglia lì, dei giostrai. Sì. E portarono questo orso un po' fuori. Ma non era proprio lo spettacolo. No, no, Ah, era no, una lo cosa così. lasciavo Senti, fare così, poi e facevano lo così. portavano anche a fare spettacoli l'orso? Anna, dov'era? Dove avveniva questo? Piedimacina, Piandimacina. la scattura d'una ca, c'era un grande sasso, un sasso che qualcuno l'aveva raccolto in Piedimacina. Forse dopo una piena c'era questo grande basso che faceva da sedia, perché era tutto una circonferenza bella, robusta, grande. Poi c'era questo sasso nell'angolo di questa casa che era molto bello. E cosa ci facevano con sto sasso? Non ci facevano mica niente, però era un sasso che non era stato messo lì da nessuno. Era un sasso che nessuno lo rovinava, nessuno lo prendeva, era un sasso di natura proprio, ed è stava lì, Naturale.